Missione di oggi: mettere in moto il Garelli fermo da 25 anni. Lo facciamo partire oggi questo motorino. Benvenuti in un nuovo video, ragazzi. Oggi cercheremo di fare partire questo Garelli noi fermo da 25 anni. Quindi mettiamoci subito all'opera per cercare di farlo partire, anche perché dopo bisogna venderlo. Andiamo subito a vedere se c'è corrente e dopo smontiamo carburatore e serbatoio per pulirli. Quindi telecamera in testa, guanti e si parte. Che bella candela de merda. Prima di guardare se c'è corrente, comunque non mi ricordavo più, devo raddrizzare questo asse qui, perché praticamente mi sono accorto che il pedale va a toccare dentro nella marmitta, perché questo asse è storto, bisogna portarlo verso l'esterno. Quindi raddrizziamo subito questo, altrimenti non riusciamo neanche a pedalare per generare corrente. Però prima bisogna smontare il pedale dall'asse. Perfetto, ora che abbiamo svitato il pedale, svitiamo anche questo perché andiamo a metterlo in morsa per raddrizzarlo. E voilà! E voilà ragazzi, perfetto, guardate come gira, vedete? Non tocca più nella marmitta, fa tutto il giro completo ed ora possiamo vedere se c'è corrente. Come facciamo per vedere se c'è corrente? Facilissimo, voi svitate la candela dal cilindro con la chiave come abbiamo fatto prima, attaccate la candela alla pipetta, la appoggiate sulla testa del cilindro, fate girare il motorino, pedalate e se arriva corrente vedrete una piccola scintilla sull'elettrodo della candela. Molto bene, la scintilla non la fa, quindi non c'è corrente. Quindi non c'è corrente e andiamo a smontare il motorino e vediamo dove si è nascosta la corrente. Ok, qua abbiamo il nostro volano, tiriamo giù il volano e vediamo lo stato delle puntine. Allora, prima cosa da controllare se non c'è scintilla sono le puntine. Infatti ho smontato il volano e adesso andiamo a controllare le puntine, gli diamo una carteggiata perché sicuramente saranno piene di ossido, puliamo un po' il tutto, vediamo se tutti i fili sono collegati e poi riproviamo. Per pulirle andiamo dentro con un pezzo di carta vetrata tra i due contatti, quindi lo pieghiamo a metà, apriamo le puntine, lo inseriamo dentro, così, e sfregando le cerchiamo di pulire. Per quanto riguarda il volano, gli ho già dato una carteggiata internamente qui, che praticamente è dove si trova la camma che apre e chiude le puntine. Vedete, questo non è perfettamente tondo, non so se si vede, ma qui c'è una specie di bombatura di cam, che è quella che lavora sulle puntine per farle aprire e chiudere ad ogni giro del volano. Va bene, io direi di provare a rimontare il volano e facciamo girare per vedere se c'è la scintilla. Ovviamente qua, non sbagliamo, c'è l'attacca. Perfetto.
Ok. Adesso riattacchiamo la candela, la appoggiamo sempre sulla nostra testa, facciamo girare, cioè pedaliamo e vediamo se arriva a scintilla. Sì, la scintilla c'è, la scintilla c'è, la corrente c'è e il problema più grosso è stato risolto. Adesso puliamo il carburatore e il serbatoio, mettiamo benzina e cambiamo il tubetto che si è rotto e vediamo se parte. Sono molto soddisfatto perché dopo 25 anni che era fermo, aver pulito solo con della semplice carta di vetro, carta abrasiva alle puntine e c'è già corrente, sono molto soddisfatto. E smontiamo il carburatore. Andiamo a pulirlo. Allora, adesso andiamo a smontarlo in ogni sua parte. Tiriamo via il filtro. Guardate che bei filtri che hanno i carburatori dei Garelli. Perfetto, ed ora che l'abbiamo lavato tutto, andiamo a soffiare col compressore tutti i vari passaggi e il getto del massimo. Carburatore pulito, adesso smontiamo il serbatoio e il rubinetto della benzina per pulirli e dopo rimontiamo tutto. Andiamo a dargli una sciacquata col diluente. Allora, ora per pulire il serbatoio li buttiamo dentro del diluente pulito, lo sciacquiamo giusto per togliergli quel poco di sporcizia che ha accumulato. Serbatoio tappato, adesso andiamo a mettere il diluente. Shakera, shakera, shakera. Oh, ed ora vediamo cosa viene fuori. Oddio, devo dire che sono rimasto molto stupito, c'è solo quel poco qua di sporco, pensavo di trovare molta più ruggine. Perfetto, ora andiamo a rimontare il serbatoio pulito, il carburatore pulito, rubinetto della benzina pulito, mettiamo magari una candela nuova, mezzo litro di benzina e vediamo se parte. Carburatore. Adesso mettiamo un nuovo tubo della benzina. Nuovo tubo della benzina messo, NGK nuova. Tac, buttiamo benzina, incrociamo le dita, proviamo. Ha fatto un accenno. Incredibile, partito. Thank you.
Dopo 25 anni di inattività è partito. Sentite che gioiellino. Troppo gasato. Ragazzi, sono troppo gasato, è partito dopo 25 anni, spettacolare, in mezzo pomeriggio, mezza mattinata, spettacolare, spettacolare. Cioè, questo Garelli fermo da 25 anni è partito. Sono troppo gasato. E quindi adesso che l'abbiamo fatto partire, cosa facciamo? Lo rimontiamo una bella ripulita e facciamo l'annuncio per metterlo in vendita. Ebbene sì, ragazzi, perché noi perché abbiamo comprato questo Garelli? Abbiamo comprato questo Garelli per fare i soldini, quindi... Qui sotto in descrizione trovate l'annuncio su Subito di questo Garelli, potete scrivermi anche nei commenti se siete interessati o anche su Instagram, anzi seguitemi se non lo fate. Interrompo un attimo la registrazione perché sono l'io del futuro dicendovi che il Garelli, ahimè, l'ho già venduto, o meglio, ahimè, molto meglio, l'ho già venduto, l'ho pubblicato una settimana fa prima che usciva questo video e l'ho già venduto, quindi... Non troverete nessun link in descrizione. Mi raccomando un bel like al video, anche solo per lo sbattimento che mi sono fatto per far partire questo Garelli. Mi raccomando, condividetelo con i vostri amici che non conoscono questo canale e ovviamente se non siete iscritti fatelo, perché arriveranno sempre dei nuovi video. Noi ci vediamo venerdì prossimo sempre alle 18 con un nuovo video. Ciao bagai!